Grazie Rosanna, grazie a tutti i segretari regionali delle 5 regioni che hanno voluto questo appuntamento, io credo molto, molto importante, lo dico con tutta onestà, stamattina l'incontro che c'è stato nel nostro gruppo, noi abbiamo voluto come Veneto presiedere quello appunto dell'architettura istituzionale, saluto naturalmente il segretario e tutti coloro che sono al tavolo, è stato secondo noi un incontro davvero importante. Diceva molto bene Paola Micheli che mi ha preceduto, io credo che abbiamo l'ambizione oggi in particolare, anche se ciascuno di noi normalmente si occupa più di lavoro piuttosto che di ambiente o di altre realtà, di puntare l'attenzione sulla società che vogliamo costruire. Su qual è l'ambizione politica che il Partito Democratico ha rispetto a un'architettura istituzionale che è fondamentale per far comprendere agli italiani che domani dovranno andare a votare qual è il sistema paese a cui intende votarsi il Partito Democratico e intende, attraverso gli obiettivi dichiarati, farsi monitorare dai cittadini proprio quale strumento operativo per il raggiungimento di quegli obiettivi. Io credo che noi stamattina abbiamo detto che vogliamo essere questo. Abbiamo detto che vogliamo costruire uno Stato determinato ma leggero. Cioè non possiamo negarci, dopo quella straordinaria Costituzione ulteriormente incrementata con il titolo V negli anni 2001, non possiamo negarci che questo Stato oggi manifesta un suo preciso fallimento. E dunque da dove ripartire? Perché non si può mai buttare via il bambino con l'acqua sporca. Noi dobbiamo fare delle scelte precise. Parto con un appunto. Quando abbiamo deciso, noi 5 regioni, di incontrarci, siamo quelle a statuto ordinario, io ho notato un errore piccolo, ma che dobbiamo sanare velocemente. Era giusto incontrarsi, farci incontrare quindi per aree geografiche omogenee? Ebbene, credo che insieme con noi di questi temi, in maniera del tutto libera da condizionamenti economici e di altra natura, debbano lavorarci insieme anche le regioni a statuto speciale. Perché non possiamo, come dire, nasconderci più niente. Dobbiamo camminare sulla stessa strada avendo benissimo e chiaramente in testa quelle che sono le ragioni economiche che certamente ci spingono a lavorare in questo senso finalmente in maniera univoca, ma anche quelle che sono le ragioni appunto che vogliono andare a rideterminare le modalità di costruzione di quel patto di cittadinanza. Questo è quello che ci chiede la popolazione italiana oggi, che ogni territorio omogeneo di questo paese dovrà, io credo, intelligentemente costruire insieme con una piattaforma politica. Abbiamo detto che noi non vogliamo lo Stato centralista della Francia, banalizzo, non vogliamo lo Stato federale della Germania, e questo magari è una novità. È una novità perché abbiamo anche compreso, ci pare di aver compreso, che quella foglia di fico chiamata federalismo, che per troppo tempo è stata sbandierata come la soluzione a tutti i problemi e invece è risultata non solo indebolita dalla realtà e dagli atti legislativi che lì non hanno certamente, come dire, portato in maniera concreta e funzionale, ma che anche laddove le deleghe comunque sono arrivate, poi, essendo mancato il trasferimento economico corrispondente, che cosa ha prodotto? Lo dico provenendo da una regione, facendo un ruolo all'interno di una regione che di questo purtroppo si occupa negli ultimi 3 bilanci. Credo che larga parte delle regioni, in presenza di riduzione di trasferimenti dallo Stato, non abbiano fatto altro che concepire che le deleghe ottenute da quelle deleghe federaliste a partire appunto dagli anni 97-98 con i decreti Bassanini in poi non sono più state finanziate. Sono rimaste le deleghe, ma non sono arrivati i finanziamenti corrispettivi. Di qui un impoverimento, un grave nocumento alle imprese, alle realtà produttive, ma anche a tutti i cittadini di questo territorio. E allora che fare? Io credo che noi abbiamo individuato la strada giusta. Noi abbiamo pensato di costruire un'Italia delle autonomie,
Diceva bene Paola Micheli, nient'altro che facendo nostro quello che era già scritto all'origine della nostra Costituzione nell'articolo 5. La Costituzione nell'articolo 5 dice nient'altro che la Repubblica è la Repubblica fondata sulle autonomie e le promuove. Le promuove perché scopre che lì c'è la linfa vitale, è da lì, prima ancora che economicamente, dal punto di vista ideale, che si è formato il concetto di paese. È la cultura autonomista quella che è stata la spinta propulsiva di questo paese. È talmente vero che mentre noi siamo qui oggi, ieri è accaduto un fatto importante. Gli amici della zona del Bellunese, del Trentino, me lo dicono, dillo almeno tu, nell'assemblea che farete a Milano. Ieri in Svizzera si è firmato un accordo sulla macro regione alpina, l'importanza dell'omogeneità territoriale. Una piattaforma territoriale di grande scala a carattere omogeneo. È un po' di quello, è una parte di quell'architettura istituzionale di cui si è parlato stamattina quando si è parlato di città metropolitane e aree metropolitane. Anche lì omogeneità territoriale per uno sviluppo dal punto di vista territoriale omogeneo, coordinato e dal punto di vista degli obiettivi chiaro identificato. Quindi noi non vogliamo un sistema centralistico, non vogliamo né un centralismo regionale né un centralismo nazionale, noi vorremmo, per dirla in maniera così leggera e simpatica, che lo Stato si desse, il governo nazionale che verrà, si desse quali obiettivi una sorta di LEA, i livelli essenziali di assistenza, cioè dicesse uno Stato che funziona si deve fondare quantomeno e deve garantire ai cittadini quantomeno rispetto ad alcuni punti essenziali, giustizia, tempi di risposta, pubblica amministrazione, efficienza e garanzia quindi di celerità nelle risposte, ma anche di omogeneità nel territorio nazionale di una risposta certa. Scuola, ne abbiamo parlato anche stamattina, anche qui è difficile leggerci, come diceva correttamente in un intervento qualcuno, ed era un insegnante, è difficile leggerci in quelli che sono i parametri OCSE quando ci sono regioni italiane, quella da cui io provengo, che supera il 500 punti medi di valutazione in ambito matematico quando la media italiana è abbondantemente sotto i 400. O quando ci sono punte di eccellenza di oltre 600 che superano abbondantemente il Giappone piuttosto che altro. Noi dobbiamo porci degli obiettivi e monitorarli e dire che tutta l'Italia deve arrivare lì e che tutta l'Italia è in condizioni di farlo, perché dal punto di vista economico della responsabilità rendiamo tutto questo molto più prossimo alla dove lo si attua. Il turismo, ugualmente, i grandi sistemi di garanzia e di tutela, diciamo, delle politiche generali, l'INPS piuttosto che l'INAIL, la stessa agenzia territoriale, anche lì la pubblica amministrazione. Vorremmo pure essere tra i primi nelle graduatorie internazionali, non possiamo accettare di essere il 156esimo paese tra 181 paesi OCSE monitorati per velocità di giustizia, il che vuol dire che non siamo in condizioni di garantirla. Non vogliamo essere il penultimo paese europeo in termini, per esempio, di quantità di comunicazione via web con la pubblica amministrazione. Perché tutto questo significa tempo, significa burocrazia, significa costi, significa uno Stato ridondante, assolutamente incapace di rispondere, e per questo noi dobbiamo incidere ed inserirci là come Partito Democratico per promuovere quelle che sono le autentiche autonomie e quindi quelle, diciamo, questa riforma dello Stato che passi effettivamente attraverso degli obiettivi chiari che ci diamo insieme, che possiamo raggiungere insieme e che mettono nella condizione il nuovo governo di riuscire a riscrivere un assetto statutario di questo Paese senza avere timori, perché tutto quello che facciamo lo facciamo per il bene di un Paese che, come ha detto qualcuno stamattina, non è terremotato purtroppo solo in Emilia, ma si trova in molti casi terremotato nell'anima, nello spirito e nella capacità di conduzione. Grazie.